A mio modo di vedere, ecco, l'uomo ha due forze potenti da cui non esce, la ragione e la fede in qualche cosa. Non, la fede non può non averla, e non solo, ma come spesso mi viene dire, se io esamino la vita di ciascuno di noi di una giornata, l'80-90% delle cose le facciamo per fede. Per Sì, fede, sì. ecco. Quindi, ecco. E allora, non solo, ma la fede ha un valore conoscitivo a suo modo. Conoscitivo. Allora, la dinamica è questa. Tu hai la fede solo nella trascendenza o no? Però ne hai una. Ogni uomo che si rispetta ha una fede, e una fede molto forte in quello che crede, in quello che fa e in quello che vuole. Allora è questo l'invito. A pensare esattamente a questo. E io ritengo che l'illuminismo abbia avuto un enorme merito, ma un enorme demerito quando è diventato assolutista, negando tutto quello che non è ragione. E tant'è vero che la storia va avanti e vedete tutti in che maniera non è la ragione a predominare, ma la ragione è presa come strumento di passioni, di fedi, ecco, in sostanza. Allora, ecco, è qui il punto. Se è vero questo, allora la posizione hegeliana, che era esattamente quella del filosofo non plus ultra, che riteneva di essere Dio, è tutto ciò che la fede ti dice, dice lui, è vero, però va superata e inverata con la filosofia, con il logos. La mia posizione invece è quella circolare agostiniana. No, sono sullo stesso piano in maniera dinamica, crescendo l'una cresce l'altra e devono in ogni modo avere questa forza, questa simbiosi, ecco. La posizione, ecco, che io dicevo tu, quando io leggo le tue pagine, vedo che tu credi in quello che è la verità, tu presenti, con una forza potente, perché se non hai quella forza lì non puoi scrivere quelle pagine così belle. Ecco, invito tutti a leggere, ritornare a Parmenide, che è stato diciamo così, la rivoluzione più poi si è andato avanti e sviluppato, ma quella è un saggio in cui tu metti avanti una potenza tale che poi hai sviluppato e hai articolato in vari modi, diciamo anche poetici. Ecco. Allora, diciamo, l'uomo avendo queste due forze, oggi è sotto, per una serie di ragioni che tu hai anche descritto molto bene, cancellano la fede senza tener conto che quando cancellano la fede spesso credono di parlare della fede della trascendenza e non dicono che invece anche se tu non hai la fede della trascendenza vai avanti con una fede in quello che credi immanente e che è incancellabile perché è metà dell'uomo. Questa è la mia posizione. E allora, diciamo che chi ha una. Heidegger ha perfettamente ragione in quello che dice. Io non, tu hai scritto uno dei tuoi primi libri su Heidegger e lo conosci perfettamente. Pensi che abbia ragione Gadamer quello che ha cercato il suo Dio per tutta la sua vita? E beh, ecco, quindi. E infatti, una delle sue interviste finali era che solo un Dio potrà salvarci. Ecco. Quello che è presentato da molti, ma guardate che lo leggo ancora anche nei giornali, il famoso ateismo di è un ateo, eccetera, eccetera. Allora dicevo, il compito dell'uomo di oggi è di rendersi conto che se non ha una fede trascendente, ne ha una immanente o alcune immanenti di cui deve tenere perfettamente conto, perché è il modo di. Vivere dell'uomo. La dinamica, fede e ragione, passioni, ecco, e direi che molto spesso la ragione è strumento usato in funzione e a favore di forze, diciamo, passionali, ecco. Ed è quello che vediamo, perché non ci intendiamo molte volte fra religioni diverse? Perché assolutizziamo e trasformiamo in maniera, diciamo così, integralista
la nostra posizione, quindi questo è vero, ma comunque questo è allora un altro problema. La conclusione mia è questa: io do perfettamente ragione quindi a Kierkegaard e a Pareyson, stiamoci attenti che molte volte quando parliamo di Dio lo antropomorfizziamo, non diciamo più che ha occhi, capelli eccetera, ma lo chiudiamo in categorie raffinatissime, ecco, e un compito è proprio uscire da queste. Ecco. Bene, grazie professore. Bene. Professor Severino, a lei un po' la conclusione, l'ultimo pensiero, sono questioni aperte ovviamente. Mi verrebbe da proporre molte chiose su quello che ha detto l'amico Reale. Per esempio l'ultima cosa che hai detto sull'antropologizzazione di Cristo, quando poco prima avevi detto che se curiamo gli ammalati curiamo Cristo, se curiamo gli zoppi curiamo Cristo, se quella non è un'antropologizzazione. Non è? Un antropologizzare? No. No. Perché capovolgere, esattamente. Ricordo al pubblico, che non lo puoi immaginare, che apparentemente abbiamo la stessa età, ma lui ha un paio di anni in più. Tre. E allora quando era talmente bravo che quando io ero all'ultimo anno uscivo ho sentito già un suo corso sul Fichte, mi pare, quell'argomento lì, ed era già allora folgorante, ecco, ed ha continuato per tutta la sua vita. Adesso, lasciamolo terminare, altrimenti... No, ma la tendenza di mettermi vicino a Dio, perché continua. Poche volte riesci a mettere insieme due così. No, è quasi impossibile, anche perché non siete facili da catturare, quindi non. Io però, insomma, stavolta ce l'ho fatta, mi scusi, ma ogni tanto devo combinare qualche marchella. No, guardiamo. Ecco, il discorso sulla fede è importante e io ho scritto parecchio sulla prevalenza della fede nel nostro vivere quotidiano, ma molto, forse tu non lo conosci tutto questo aspetto del mio discorso, c'è fede anche quando noi diciamo siamo qui alla fondazione del Corriere, è una fede. Agostino queste cose le sapeva molto bene, perché, molto bene, sì, infatti. Sì, perché diceva che io sia nato, ma è una fede perché me l'hanno detto gli altri. Estenderei il discorso fino a dire esiste il mondo, è una fede, esiste l'industria, la politica, eccetera, questo non lo capiscono. Quelli che scrivono sempre, e questo sarebbe interessante dirlo anche ai nostri amici politologi su Corriere, che si scrive sempre di politica o di economia, sottintendendo che siano delle realtà indiscutibili. Sì. Invece no, sono dei contenuti che si crede che siano realtà indiscutibili. Oh, ecco. E questo gli scienziati di scienze umane dovrebbero tenerlo molto, no, molto più presente. Non parliamo poi dei politici che non solo hanno questa convinzione dell'oggettività delle categorie di cui parlano, ma ecco, quelli sono cattivi filosofi, perché mentre lo scienziato enuncia quello che dice con beneficio di inventario, il politico non lo fa mai e accentua la fede al punto tale da evitare ogni dubbio, perché è chiaro che dopo non sarebbe più votato. Un politico che dice ma forse io farei così è fallito in partenza, quindi appartiene, chiudo la parentesi, appartiene alla scienza della politica il mostrarsi fedele all'ultimo sangue, ecco, queste sono... E anche questo andrebbe detto agli scienziati di scienze umane. Che... Ah sì. Resta il problema che se tutto fosse fede saremmo alla posizione scettica. Ora, prima hai citato
Platone, mi spiace non poter parlare di Pascal, perché qui sarebbe interessante sentire quello che dice il dottor Torri. Ma io sono moderatore, quindi. Parlerebbe moderatamente di Pascal. D'accordo. Dunque, la fede non può essere la totalità del nostro sapere. Certo. Occorre che oltre la fede ci sia ciò che sa che cosa la fede è. E guarda che Platone, ecco, prima l'hai citato, Platone, una volta lo dicevo anche al dottor Torno, per Platone l'uomo esce dalla caverna e vede, ma vede incontrovertibilmente. Platone usa alla fine del libro quinto della Repubblica, usa la parola anipoteton, non ipotetico, per qualificare quel sapere che conosce l'esistenza del quello che lui chiama to panteleos on, l'assolutamente essente, e il to medameon, l'assolutamente niente. Ora, questo quadro in cui si parla di Dio è molto positivamente, e cioè si sa che cos'è Dio, è il mondo della razionalità, dell'idealità, eccetera, eccetera, e questo quadro non è un quadro di fede. Quando Platone dice filosofo, non intendo colui che è ancora nella fase di ricerca perché ancora non è riuscito a toccare la verità, ma philein in greco vuol dire innanzitutto aver cura per, quindi non trovarsi al di fuori della verità, anche perché diciamolo questo, se noi mettiamo la verità là e noi siamo qui, il percorso che compiamo per andare da qui a là, e là bussiamo alla porta della verità perché ci apra, questo percorso è un percorso nella verità o nella non verità? È nella non verità, perché la verità è là, andiamo a bussare. Allora, se noi pensiamo alla verità come il punto d'arrivo di un tragitto che noi dobbiamo compiere per arrivarci, non arriveremo mai alla verità. Perché compiremo, ripeto, percorreremo una strada che per definizione sta al di fuori della verità. Quindi, o la verità è originariamente nell'uomo, e tutto quello che ho detto prima io a proposito dell'enticidio sottintende una verità che è in ognuno di noi, non è che salti fuori dal pensiero di uno e entri nel pensiero dell'altro. Ecco, o la verità è originariamente presente nell'uomo, oppure a chi bussa non sarà aperta. E ultimo codicillo, che però meriterebbe altra considerazione. Se prima parlavo di deicidio, perché si pensa che le cose siano nulla, allora qui l'errore è insieme all'orrore. Per non essere né nell'errore, né nell'orrore, e allora è necessario rovesciare il discorso. Le cose non sono ciò che per sé considerate nil sunt, considerate per sé sono nulla, ma sono ciò che non può uscire dal nulla e non può ritornare nel nulla, il che vuol dire sono eterne. Cioè tutto, anche questo nostro incontro, questo mio gesto, è lo stato precedente, lo stato susseguente, è la totalità degli stati del mondo, sono eterni. Questo è il contenuto di quella verità che sarebbe pietoso se fosse un'invenzione di Tizio, di Caio Sempronio o di un Dio. È la verità che ha all'interno di sé l'umano, il divino e tutte queste considerazioni e tutte queste determinazioni. L'invito è appunto a pensare che oltre la verità della ragione alla quale tu continui a riferirti, cioè la ragione così come è stata pensata nella civiltà occidentale, e oltre a quella ragione c'è una verità di tipo assolutamente diverso, quella che dice tutto è eterno. Perché quella ragione alla quale tu ti riferisci, sono d'accordo, è fede anch'essa. Ah beh, sì. Ma è fede perché non riesce a esibire la negazione della propria negazione.
E quindi tu puoi avere ragione rispetto alla ragione hegeliana, rispetto alla ragione aristotelica, rispetto alla ragione platonica, ma c'è qualche cosa di più radicale che non è insegnato dai filosofi, non è insegnato dalla Chiesa o da qualche ecclesia, sia pure non cattolica o non cristiana. È in noi, siamo noi l'apparire di questa verità che meriterebbe ben altro discorso rispetto a questo indecente che io ho fatto adesso. Io vorrei poter